All'inizio della partita abbiamo letto una frase di un generale, suppongo sia davvero stata detta da qualcuno durante la Prima Guerra Mondiale. Non era una frase chissà quanto, non so, filosofica, di profonde riflessioni. Suppongo che durante il corso della Prima Guerra Mondiale tante persone, dal più semplice dei soldati a generali, abbiano detto frasi un po' più, non lo so, profonde. Quindi credo abbiano scelto questa frase perché in qualche modo vuole ricollegarsi con le meccaniche di questo gioco. Anche in A Machine for Pigs e Soma c'erano delle frasi che avevano senso con le tematiche del gioco. Forse c'erano anche in The Dark Descent e Rebirth, solo che in questo momento non le ricordo. Comunque, io direi, viaggiamo leggeri. Magari mi porto... Questa esplode... Vapore tossico. Questa dobbiamo ancora provarla. Magari tenere una e una. Che quattro slot. Sembra che li riempiamo in fretta, quindi... Facciamo così, viaggiamo leggeri. Non sappiamo la geografia di sto posto. Non abbiamo benzina. Andiamo e soffriamo. Sto appena iniziando una sessione di gioco nuova, quindi devo un po' rientrare. Nel mood. Chissà se quando la luce è spenta la creatura proprio si fa le passeggiatine. È assurdo comunque che siamo a inizio gioco. Sti caricamenti però sono un po' estremamente ballerini. Il gioco non è esattamente molto ottimizzato al rilascio. In teoria qui troverò, a parte un po' di belle risorsine, troverò anche una mappa. Accidenti, è come per l'armeria, c'è qualcosa di duro che posso prendere? Credo. Decisamente troppo leggero come oggetto. Niente scricchioli. Qua c'è una X, perché? Attenzione, l'energia in questa parte della struttura è collegata. Chiudere l'alimentazione di una sezione significa disattivare automaticamente anche le relative sottosezioni. Gli interruttori possono essere spenti solo in circostanze straordinarie, ovvero quando lo dico io. Burloni o mascalzoni saranno direttamente denunciati a Reinhard. Capomastro Stafford. Ok. Beh. A me purtroppo me ne frega poco perché sono in una brutta situazione. Chiusa. Ci dobbiamo fare tutto così il gioco? Io sento i passi tipo nella parete accanto, nella stanza accanto.
Sembra proprio qui accanto. Security. Lì c'è una trappola. Incredibile come pur avendo un'arma da fuoco non mi sento affatto tranquillo. Eppure mi ricordo che negli altri Amnesia avevo detto che una delle caratteristiche... Bloccata anche questa, accidentaccio. Uno dei motivi per cui c'era così tanta ansia, stress e sensazione di vulnerabilità. Proprio il fatto che uno non si può difendere con delle armi. Qui mi posso difendere più o meno, ma mi sento comunque una merda. E serve una chiave. Non sbucare da lì. Io voglio vederti o non voglio vederti. Oh mio Dio, è diventato buio. No, io me ne sto qui all'angolino. E... senti, io ho ancora un proiettile. Lo conserverei per me stesso se fosse possibile in una situazione del genere. Non voglio guardarti, ammazzami in pace. Ah, libero il controller. No, 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 mi ha sentito, mi ha visto. No, 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 ti prego. Fuck. Le reclute sono convinte che una volta raggiunta la linea tedesca ed essersi infiltrata il raid è concluso. Ma è proprio allora che ha inizio. Preparati con degli strumenti in grado di disarmare trappole. Preparati per il combattimento corpo a corpo. Preparati per il sangue. Roman Delphi, generale di brigata. Sì, ci sono un po' di ste frasi storiche. Cioè, non credo se ne siano inventate. Urca, urca, urca. Come ha fatto a beccarmi comunque? Non sanguinavo, ero dietro un angolo. Quindi in teoria non mi avrebbe dovuto vedere, non mi avrebbe dovuto sentire. Sentire inteso olfattivamente. E neanche di rumore, perché comunque ero in silenzio. Per forza ha bisogno di luce. Quindi devo prendere la benzina. Molto fastidiosi sti cosi, soprattutto se magari per qualche bug poi mi ritrovo davanti il mostro. Devo prendere questo. E utilizzarlo. Comunque abbiamo visto che la luce non è esattamente sufficiente per tenere alla larga il coso.
Perché, vabbè, quando prima ho fatto la cavolata di avvicinarmi al buco, io pensavo proprio che con la luce non potesse uscire, invece se n'è fregato. E non solo è uscito, ma poi è rimasto lì. La luce non è che lo indeboliva. Forse lì non ce n'era tantissima. Comunque, ha sempre sta seccatura che... con la levetta destra. Ok. Quindi occhi aperti, perché sì, sta cosa detesta la luce, ma non abbastanza secondo me. Chissà se posso portarmi il mattone. No, ma non ne abbiamo trovati altri fino ad ora. Prima era nel tutorial. Che vanno accesi in sequenza. Come fa a muoversi così? Security. Non c'è luce qui. Senti, stiamo un attimino qua. Purtroppo questa non si può chiudere. Questo gioco spinge a... Oh, finalmente! Spinge ad andare molto molto rapidi. Un altro proiettilino. Adesso ho capito perché i francesi non sono riusciti a fermare l'avanzata dei tedeschi. Troppi pochi proiettili. Vuoto. Vabbè. Bastoncino? So curioso. Un pezzo di legno richiede ulteriore lavorazione. Torcia. In mancanza di altro, una semplice torcia può far luce nell'oscurità. Inoltre può essere agitata per spaventare spazzini e predatori. Ok, facciamola. Richiede un accendino. Accidenti al vostro caspita di realismo. Ah, foto di festeggiamenti. C'è qualcosa di duro che posso utilizzare? Chiusa anche questa. Se l'è segnata nella mappa, quindi forse questa è importante. Lì c'è pure una chiave, credo. Anche senza orologio, comunque posso farmi un'idea di quanto tempo manca. Occhiettini al buio. A Plague Tale Requiem. Quando le luci iniziano a sfarfallare vuol dire che sta per spegnersi. Oh sì, questo è preziosissimo. Taglie. Cacchio, so sti effetti sonori. Ancora due cosi. Ma quando è così? Gioco in pausa. Ok, lo dice lì in alto a destra. La conferma. Che qui abbiamo... devo tenere d'occhio sti cestelli. Perché alcuni hanno tipo...
branda coperta. Da Joan a Amanda, probabilmente fidanzata, moglie, madre. Mia cara, ti ringrazio per il pacco. Sto conservando la cioccolata per un'occasione speciale e porto la foto sempre con me, vicino al mio cuore. Sono ormai settimane che non vengo inviato a combattere, ma un nuovo terrore si sta diffondendo per il bunker. L'altra notte mi sono svegliato con i brividi. Sentivo uno strano suono provenire dalle profondità del bunker. Sembrava come un gemito, un lamento, forse un ululato. Sono andato a indagare e mi sono ritrovato all'entrata delle gallerie romane. Il suono proveniva proprio da lì. Non ho osato accendere le luci, per paura di quello che avrei potuto vedere annidato lì dentro. Poi dall'oscurità ho sentito un pesante scalpicciare in corsa verso di me, e dalle ombre è sbucata una sagoma. Stavo per tirare fuori l'arma, pronto a sparare. Ma era Toussaint. Anche lui era stato svegliato dagli stessi suoni, ma a differenza mia aveva trovato il coraggio di entrare nelle gallerie. Diceva di aver visto qualcosa lì dentro. Siamo rimasti immobili di fronte a quel varco, ascoltando. L'ululato, l'ululato, l'ululato. Si è fatto sempre più distante ed è svanito in un luogo che non oso immaginare. Forse stiamo impazzendo, o forse c'è davvero qualcosa lì sotto. Toussaint non ha voluto dirmi cosa ha visto. Ti prego, scrivimi presto. Ti amo. Capisci che le cose sono messe davvero male quando i soldati dedicano il 101% dei loro pensieri in una lettera verso la loro amata a sta cosa qui. Barile esplosivo. Nota di chi? Alex Neuer, 30 aprile. Finalmente ho ricevuto delle risposte dalla squadra di ingegneri. Il comando ritiene che adiacenti alla nostra posizione siano presenti delle antiche gallerie di origine romana. Procederanno ad aprirle proprio questa sera. Il comando spera di utilizzarle per lanciare un attacco a sorpresa. Come se qualsiasi attacco possa essere ormai definito a sorpresa. Questa è una guerra. Tutti si aspettano un attacco durante una guerra. Beh, sì, ok, ma vabbè. Sono curioso di vedere queste gallerie. Un pizzico di antichità ravviverebbe questo posto e di sicuro mi aiuterebbe a distogliere la mente dal logorio quotidiano della guerra. 9 maggio. Gli ufficiali mi hanno fatto oggi un regalo piuttosto strano e inaspettato. Vecchi testi rinvenuti all'interno delle gallerie romane. Sembra che fossero a conoscenza del mio interesse. Ovviamente li ho accettati, ma la verità è che questi testi sono troppo fragili e di valore per sopravvivere in un luogo orribile come questo. Richiederebbero il tocco di mani molto più delicate e di menti più allenate delle mie. Ma la curiosità mi attanaglia. 11 maggio. Stamattina Ackermann è morto a causa delle ferite riportate. Non lo conoscevo da molto, ciononostante lo ritenevo uno dei miei migliori amici qui. Spero che il paradiso lo accolga a braccia aperte. In cerca di una distrazione ho iniziato a dare un'occhiata ai testi e ho fatto una scoperta sconvolgente. Questi testi non sono di origine romana. Sono scritti in latino o comunque in una lingua di origine latina, ma quello che narrano non ha niente a che vedere con quello che io conosco della cultura romana, in nessuna delle ere in cui è esistita. I testi sembrano di natura religiosa o forse superstiziosa. C'è una frase ricorrente che recita «raggiungere l'oscurità dall'altra parte» e poi qualcosa riguardante una sorta di vista. Sì, c'è un po' di Amnesia Rebirth, secondo me, che a sua volta è collegato anche a The Dark Descent. 13 maggio. Non ho dormito. Dovevo arrivare a capo di questa storia. I testi sono di natura religiosa. Quest'antico popolo, qualunque esso sia, credeva di aver scoperto un modo di raggiungere l'immortalità. Con il Vitae. E per raggiungere tale scopo necessitavano di accedere a quello che sembrerebbe un altro mondo, dominato all'oscurità e governato da... non lo so. Ci sono delle parole che non riesco a tradurre. Governato da qualcosa. Affermavano che quel mondo oscuro fosse pieno di spiriti e mostri, e che l'aria crepitasse come fosse viva.
carica delle grida di tormento e del mormorio spettrale delle anime morenti. È per questo scopo che utilizzavano le gallerie, le consideravano un portale per raggiungere una sorta di inferno pagano. I testi sono disseminati di folli storie riguardanti orge di sangue, spiriti sadici, cose orribili che questi uomini e donne si facevano l'un l'altro in adorazione delle tenebre. Parlano a lungo di una qualche sostanza che ha lo scopo di garantire a coloro che ne sono degni una sorta di immortalità nell'oscurità. Ho bisogno di riposare, stanotte sono di pattuglia, ma una volta adempiuto i miei doveri, tornerò a occuparmi di tutto questo. Forse un pochettino troppo lungo questo testo, se... devo fare qualche critichina. Però lettura sicuramente interessante. Forse comunque era una popolazione, quindi di esseri umani. Ah, che fastidio. Potrei combinare queste. In realtà potrei combinare tre cose e fare una molotov per liberare tre spazi. Dicevo, forse era un popolo umano che in qualche modo era entrato a contatto con l'altra dimensione. Però il liquido che fa pensare al vite, non lo so. Noia ci ha raccontato degli antichi testi, descrivendoci lo scopo per il quale venivano utilizzate le gallerie. Ma non avevo bisogno che me lo dicesse. Io l'ho visto. Ho visto cosa c'era lì dentro, nell'oscurità. Lo sogno tutte le notti. I sogni sono così reali che quando mi sveglio al mattino ho la sensazione di essere finito nel sogno. E che quella di prima era la realtà. Nei miei sogni faccio un rituale che comincia con il bere un liquido dolce e denso. Sembra un misto tra muco e miele. Ripugnante ma allo stesso tempo inebriante. Più bevo e più sento il mio corpo andare a fuoco, riempito dal desiderio, del bisogno di sesso, di sangue e di carne. Sono circondato da altre persone, i loro volti nascosti, i loro corpi agitati. So che tutti noi serviamo la stessa padrona e che vogliamo raggiungere lo stesso scopo, conquistare il nostro posto nel suo regno eterno, immortalità. Sì, ok, vabbè, c'è un... uno spesso collegamento con Rebirth. Comunque, se non ve lo siete visto, non c'è problema, dai. Le cose che faccio in questi sogni. Una terribile spirale di orrori, sanguinosi e vorticanti, al confronto dei quali la guerra degli umani sembra solo uno stupido gioco. Wow, sta frase è pesantissima. Mi sveglio terrorizzato, nonostante in sogno fossi euforico. La cosa peggiore è che alla fine di ogni giornata desidero andare a dormire. Voglio ritornare in quel luogo. Voglio sentire di nuovo quelle emozioni. Voglio la violenza, l'estasi e la profonda oscurità delle tenebre. Molto Lovecraft deviato in queste parole. Come in tante parole. Anche questo non posso. E dire che sono venuto leggero. Parole di altri Amnesia. Queste le posso prendere. Posso anche sbloccare questa. Mancavano pure i cosi. Dunque, a quanto pare quindi qualunque cosa indemoniata si trova qui. Anche dei poteri onirici. Questi fanno rumori e rischiano di attirare anche il coso. Oh, che... la prego, signor Armadio, abbia pazienza, io ho già abbastanza grattacapi. Io ricarico al buio perché sì.
c'è anche una granata qui. Io posso provare ad attivarla. Ma i topi non hanno paura quando si avvicina il coso. Meno male che questi hanno gli occhi fosforescenti. Perché questo pezzettino c'era nella demo, mostrato in modo molto rapido perché non è una vera partita. In pratica lì c'è un cadavere con una targhetta. Fuck. No! Dietro di me? Dov'è? Con calma, prendiamo la mira. Oh no! Oh mio Dio, ma io adesso devo... No! Il panico, no! Che non ti voglio! Ah! Sono vivo? No, manco per il cavolo. Urca! La seccatura è che ovviamente morendo perdo tutti i progressi fatti. Perché è davvero, davvero uno sbattimento. Almeno do per scontato che perdo, cioè sì, per forza. Se no che senso ha la meccanica, progressi salvati. E muoio non appena vengo preso. Cavolo, è brutale sto gioco. Non era così in negli altri Amnesia. Devo di nuovo adesso andare lì e prendere di nuovo il carburante. E poi tornare qui a scendere. So quanto mi conviene correre al buio. Il gioco mi costringe a prendere rischi continuamente. Fastidiosissimi sti caricamenti. Di sicuro non posso... Di sicuro non posso andare lì al buio. Ogni tanto mi abbasso perché mi viene da premere la levetta sinistra per correre. Non si corre premendola in questo gioco, ma in tanti altri giochi sì, quindi mi viene un po' distinto. E poi comunque con la levetta mi muovo anche, quindi a volte inclinandola purtroppo capita che la clicco. Allora, tu vai via. La granata forse mi conviene usarla sulla porta. Posso utilizzare il coso esplosivo per quell'altra. Magari posso portarmi una granata velenosa, ma non so quanto dura. Io non ho la maschera antigas. Quindi per sbarazzarmi dei sorci, gioco in pausa, ok. Non posso utilizzare le molotov. Forse sono costretto a usare questa. Vabbè, dai. Andiamo. Cerchiamo di essere rapidi. Ovviamente questi incontri frequenti con la creatura mi stanno un po' abituando. Vabbè, prendiamo anche le note così. Controller però. Ok. Forse lì dentro c'è proprio la chiave
Cavolo, qua non c'è luce. Vediamo sta roba. Ok, stesso oggetto. Cioè, forse i cosi sono randomici, ma vengono stabiliti a inizio partita, quindi poi quando hai il game over. Gli oggetti sono comunque gli stessi, negli stessi punti. Si sta già scaricando il generatore. Potrei usare il barile per quella. E per voi uso già da subito questa. No. Voi... Oh sì, ve ne frega qualcosa della luce. Dai, non abbiamo tutto il tempo. Codice, benone. Avevi anche un documento? No, ok, mi indicava il coso. Questa l'abbiamo letta. Si è spento il generatore. Vabbè che qui non ce ne facciamo niente. La creatura rimane stordita per pochissimo tempo comunque. Dov'è il letto di... Oh, tasto sbagliato, panico totale. Beh, in teoria... Sto per dire che non può venire da lì perché c'è il coso. Che fregatura. Barile, ancora tante risorse qua. Dovrò per forza tornarci. Dov'è la branda di Henri Clément? Come se lui fosse Enrico Clemente. Lentezza snervante. Certo, proprio quello di cui ho bisogno. Comunque le trappole possono giocare anche a mio favore. Sentirmi. Comunque no, forse... Generatore forse era ancora acceso? O forse queste cose si accendono anche senza? Hanno una corrente a parte? Sono voluti due colpi per stordire il mostro. No, grazie, arrivederci. Peccato che non c'è un coso da poter mettere qua per bloccare la porta. Il mostro si è stordito comunque per pochissimo tempo. Chissà se dipende dal fatto che già una volta gli ho sparato. E man mano che ricorro a sta cosa... diventa sempre più resistente.
Spero di essere sufficientemente distante. Oh, ma dai. Sono fottuto. No! 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 Non voglio, non voglio, io non voglio. Forse posso correre? Ti supplico, permesso? No, eh. Non ho ben capito che m'ha fatto, ma non è stato nulla di bello. Urca, ma è davvero troppo brutale sta cosa che ti uccide in un colpo. Ah, di nuovo non ho salvato i progressi dopo essere tornato con la tanica, adesso devo farlo di nuovo. Questo è un po' il problema dei giochi che hanno questa, secondo me, eccessiva brutalità. Che il giocatore, se non è perfetto, soprattutto se è la prima volta che gioca, gli capita qualche cosettina un po' meh, e resta allegramente fregato. Deve rifare il pezzo più e più volte. Oh, c'è una nuova nota. Una nuova nota, una nota che mi ero perso. Viaggio il mondo. Facciamolo girare tutto ormai e per tutto in un terribile vortice. Non vedo il sole dietro a questo fumo nero. Non vedo più la terra dietro a questo tormento vero. Non vedo più l'oceano, non vedo più gli alberi. Resto qui in ginocchio tra le polveri, cantando e cantando. Gira il mondo, facciamolo girare tutto ormai e per tutto in uno stretto vorticare. Un forte ringhio nel varco, un triste giorno nel parco, il lontano ricordo di un cristallo, il lurido paraocchi di un cavallo, le mani vuote di un infante, le braccia macchiate di un amante, le notizie del giorno in un istante. Cantando e cantando, gira il mondo, facciamolo girare, tutto ormai è perduto in un sanguinoso vorticare. Cosa accade girando in tondo? Magari arriviamo alla fine del nostro mondo. O forse, forse, un altro acuto fischio che trasforma gli uomini in un nuovo rischio. Che possiamo fare se non cantare e cantare? Gira, gira il mondo, facciamolo girare. Tutto è perduto, ma continuiamo a vorticare. Proprio il tipo di poesia di cui si sentiva il bisogno. Che non dura niente se uno dà solo un tiro. Ok, queste sono le note che conosciamo. Ho l'inventario pieno. Io faccio la pazzia. Ciao ragazzi. Sì, toglila, grazie. Correre. Ho detto correre. Correre. Ucciso dal fatto che premo la levetta sinistra per muoverla. Comunque far saltare quella granata è ottimo, perché scaccia via i topi e ho tempo per prendere la targhetta, e fa esplodere anche la porta davanti. Non ce l'ho fatta a leggere la piastrina, ma va bene anche così, credo, spero. Cavolo, si stava avvicinando. Sì, non sprechiamo il generatore. Ce n'è ancora un po'.
Comunque mi è capitato di nuovo il fatto di premere la levetta mentre corro. Ovviamente è perché non sono così abituato a correre in un gioco del genere, dove è importante più del solito, credo, con la levetta. Cioè, che corro e nel frattempo devo inclinare la levetta in modo... cioè, mentre sono molto teso. Su PC non avrei sto problema. Comunque, versiamo anche questa. Ok, una la conserviamo. Quindi comunque ho preso un casino. Però questo è uno sbattimento. Col deposito così non posso neanche raccogliere quello che mi pare e poi... cioè, scusami. Io comunque salvo perché ho fatto dei buoni progressi. No, scusa, riaccendi. Se io tipo questa faccio... qual è la differenza fra getta e getta via? Ok, resta qui. Va bene, va bene. Getta via invece proprio... si vede che me ne sbarazzo definitivamente. Ok, quindi in realtà io ho spazio infinito. Le cose le posso buttare a terra e sti gran cavoli. Ho delle bende, un kit di cura. Ci sono altre bende e un altro kit di cura. Quindi... metto via questo. Questo comunque... cioè, la torcia la crafto. Anche se però non ho come accenderla. Vero, tu non c'entri niente. Forse mi conviene buttare a terra un po' di bottiglie. Tanto non credo che il gioco sia fatto da... più parti con più safe room. Non ci ho fatta leggere la targhetta, è vero. Posso utilizzare questa magari per distrarre i topi. E per il resto viaggio sempre leggero. Ora salvo, riattivo il generatore. Ah, aspetta, fatemi salvare dopo che ho ricaricato. E in un tentativo che neanche vi mostrerò perché non è successo niente di rilevante, ho provato a lanciare una granata contro la prima porta. E funziona. La porta si rompe, ma... il mostro arriva. Questi sono i topi, spero. La luce lo tiene lontano, sì, ma fino a una certa... ah, è rimasto solo lui? Quindi forse posso. Cioè, devo morire per sta cavolata. Perché di nuovo mi sono accucciato. Un topo solo mi ha ridotto a schifo e adesso sanguino, quindi... il topo e magari anche il mostro... mi sente. Ah, qui ci sono altri. Ok, non è un dormitorio unico. 9th of July, night. My conscience compels me now, as it failed to compel me then. I must do something, even if it costs me my own life. I must do something lest I never sleep again. I must do something or risk greeting hell itself as a relief. I must do something. I go.
Comunque mi sono accorto montando i primi due video che il discorso dell'amnesia in realtà ha perfettamente senso, perché causa dell'amnesia, 10 luglio, dopo gli eventi del 9 luglio, è stato necessario sottoporre il soldato Clement a trattamenti medici. Noi non sappiamo quali sono sti eventi del 9 luglio. Questi racconti qui di Enrico Clemente sono del 9 luglio, quindi anche se c'è questa cosa un po' strana che noi sentiamo la voce di lui e quindi sembra che siano riflessioni fatte sul momento, un po' fuorviante forse lì per lì, ma quando uno poi presta attenzione alla data è tutto chiaro. Noi sentiamo a voce ciò che lui pensava, ciò che ha scritto nel diario il 9 luglio. Va bene. Ah, proprio la nostra targhettina. Non si vede nulla. Che c'è qua? Quanto è grande sto posto? Sì, vabbè. Perché c'è anche sto sbattimento che... Ah, sì. No, cambiate idea. Che siccome mi manca anche un po' di vita... Vedo un po' distorto e incasinato. Questo è un barile normale. Ci sono ancora risorse comunque nella stanza del topo. Sono spinto ad andare di fretta, ma devo anche guardare con calma. Forniera afferma che uno di noi ha ucciso Reinhard, ma io ho visto il suo corpo. I suoi occhi non c'erano più, strappati via dal cranio, e la lingua era a brandelli. Tutti odiavamo Reinhard, ma nessuno di noi avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. La guerra è brutale, ma è anonima, meccanica. Spariamo a soldati lontani. Chiunque abbia fatto questo era vicino, intimo, sadico. Temo per la nostra impunità. Quello è un barile esplosivo, nel peggiore dei casi. Posso usare quello, dovrebbe stordirlo un po'. Meno male che questi oggetti comunque brillano un pochettino. Inventario pieno, va bene, no problem. Sì, potrei dare l'assegnazione rapida agli oggetti che utilizzo di più, ma col fatto che il menu si mette in pausa posso anche fregarmene. Questa è più una cosa magari per difficoltà avanzate. Ok, e siamo qui. Questo è immenso. Infatti pesa un casino. Barile esplosivo. Sì, potrei anche usare una granata, ma queste cose fanno un baccano atroce. Facciamo una cosa. No, aspetta, ho l'inventario pieno. Non ha senso restare qui.
realtà non me la sento neanche di rischiare, senti. Ho fatto progressi con queste recenti esperienze. Sono morto 3 o 4 volte, di cui una te la taglierò. Qui mi sento tranquillo. Cazzo, forse non dovrei sentirmi tranquillo. Davvero uno sbattimento che qua a volte si spegne sta cosa, mi deconcentra, mi mette ansia. E premo la levetta. Ok, ce n'è ancora un buon quantitativo. Quante ne ho ancora? Altre 2, una è a terra, benone, benone. Ho anche 2 targhette. 2 codici. Questa la lasciamo qui a terra. Ma dobbiamo lasciare a terra un altro po' di cose, perché qua ho tanta roba. Non la posso usare. Le granate fanno troppo baccano. Senti, per ora butto tutto a terra. Perché devo aprire i 2 armadietti come prima cosa. Sì, sono 2. Questo posso farlo, credo, spero, anche col generatore spento. Davvero assurdo che qui non c'è altro. Sembra così. Chi ho io? Ho il mio che era... forse avevo questo? Sì. Sì, e qual è il numero però? 9143. Kit, munizioni. Ecco, qui c'è il mio, era 0013 34. Un po' di munizioni. Meno male che quando sta al buio non succede nulla. Non smatta, non ci sono meccaniche alla The Dark Descent. Ah, finalmente vediamo Henry. Il suo amico Lambert? Sì, c'è anche scritto nella sua borsetta. Giovanissimi, giovanissimi entrambi. Beh, non che ci sia un'età più adatta per essere un soldato che viene mandato a morire. Ok, c'è un po' di luce. Abbiamo detto che non smatta, ma... questo è vuoto. Quanti me ne mancano? 2 3 4. Ah, chiave inglese per togliere. Ne mancano ancora parecchi, purtroppo.
che cacchio è successo? Ok, facendo pian pianino si rischia qualcosa, perché di sicuro il nemico può spuntare anche qui. Però si può fare. Risparmiare un po' di carburante. Addirittura abbiamo tutti i colpi. E uno in più. Benone. Ok. Ora. Accendiamo di nuovo sto gioiellino. L'orologio è semplicemente uno slot in meno nell'inventario. Ovviamente è una scelta di playstyle. Però non ha senso caricarla. Magari ci saranno dei punti dove ne avrò bisogno, ma per ora... piuttosto preferisco avere uno spazio libero in più. Ok, è molto silenzioso come metodo. Beh, più o meno. Che roba è? Ah, i dormitori. A parte che è minuscola sta foto, non si può zoomare. Che fregatura. A che mi serve però, scusami? Forse più avanti troverò una targhetta di non si sa chi. Eh no, ma che c'entra con la posizione dei cosi? Se l'avessi trovata adesso nei dormitori. Porto di pattuglia 10 luglio. Sono accaduti strani eventi l'altra notte. Il soldato Lambert, disperso e presunto morto dopo la sua pattuglia dell'8, è ritornato alle caserme in perfetta salute. Trasportava il soldato Clem, gravemente ferito a seguito di un'esplosione. Lambert ha fornito il seguente resoconto. A circa metà del suo giro di pattuglia è caduto in un cratere profondo e non è stato in grado di uscirne da solo. Ieri notte Clement, non so come si pronuncia, abbiate pazienza, Clemente, suo amico intimo, è sgattaiolato fuori per cercarlo. Lo ha trovato e l'ha tirato fuori. Mentre tornavano sono stati avvistati e durante lo scontro che ne è derivato, Clemente è rimasto ferito a causa di un'esplosione. È toccato quindi a Lambert di portarlo via. Sul serio è quello che è successo o... trovo molto strano che Lambert non sia rimasto ferito né a causa della caduta né a causa dell'esplosione e che sia finito a salvare lui l'uomo che era andato a salvare... Sì, infatti, non sta in piedi sta roba. L'abbiamo visto svenuto, forse anche morto, in quel filmato. Ma in battaglia la fortuna gioca a brutti scherzi. Il vento del destino soffia imprevedibilmente nelle vite di tutti noi. In base alla descrizione di Lambert, sembrerebbe che il cratere si trovi molto vicino alle gallerie romane che abbiamo dissotterrato. Potrebbe essere stato causato dai lavori che abbiamo effettuato laggiù. Suggerisco alle future pattuglie di indagare e di assicurarsi che non abbiano aperto una porta secondaria che dà dritta al nostro bunker. Mo che gli racconto. Non ho manco una granata. No vabbè, adesso mi becca, muoio e mi devo rifare sto pezzo. Oppure... salve. Quanto ti devo sparare per farti scappare? Troppi colpi. Ne è valsa la pena? No, credo mi convenga caricare. Semplicemente aspettare un po' tra una mattonata e l'altra.
Sì, è un po' autistica come cosa, ma regà. Cioè, se mi fosse capitata una cosa del genere dopo una lunga serie di progressi, ok, 3-4 proiettili per poter tornare alla lanterna e salvare i progressi, assolutamente sì. Ma 3-4 proiettili per sta roba che posso rifare in 2 secondi, nah.